Italy's Prime Minister Giorgia Meloni met with Hungary's Prime Minister Viktor Orban here in Rome. This is part of Orban's Europe tour, which already took him to Berlin and then Paris in the next few days, as a way for Orban as well to meet with the leaders of some EU member states and inform them about the presidency program. In fact, the tour is taking place ahead of Hungary taking over the rotating presidency of the EU Council. And speaking about the presidency program, Giorgia Meloni at the very end of the meeting said that she's glad that some of the issues that are included in the program are the issues that the two countries care the most about, including tackling illegal migration or strengthening Europe's competitiveness and addressing declining birth rates across Europe. She also said that there are other issues, including Ukraine, that the two countries share different views on. But the timing of the meeting is quite crucial, as it took place before this week's EU summit, which will be crucial when it comes to debating EU top jobs. Viktor Orban, at the very end of the meeting, thanked Meloni and highlighted the fact that he's ruling out that his party will join the ECR political group. In fact, Giorgia Meloni is not only Italy's prime minister, but she's also the president of the ECR political group. Her party maintains its position as a leading party here in Italy following the European elections, with the party expected to demand a top commission post for Italy. Giorgia Orlandi for Euronews in Rome. È libero Julian Assange. Dopo una lunghissima battaglia legale, il fondatore di Wikileaks ha lasciato il carcere di massima sicurezza di Londra. La moglie Stella è ottimista e crede che l'odissea del marito, durata 12 anni, si concluderà presto. But this period of our lives, I'm confident now, has come to an end. And I think that by this time next week, Julian will be free. In cambio della libertà, Assange dovrebbe dichiararsi colpevole presso un tribunale statunitense per le accuse di spionaggio e pubblicazione illegale di documenti sensibili. Il direttore australiano, 58 anni, ha fondato il sito Wikileaks nel 2006, ma è salito alla ribalta solo 4 anni dopo, con la pubblicazione di 500.000 di file trapelati relativi alle operazioni degli Stati Uniti in Iraq e in Afghanistan. Nel 2019 Washington ha incriminato Assange per 18 capi d'accusa. Ora i pubblici ministeri chiederanno una condanna a 62 mesi, che equivale agli oltre 5 anni che Assange ha già scontato in Regno Unito. Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha accolto con cautela la notizia. Her ongoing interest. The government is certainly aware that Australian citizen Mr. Julian Assange has legal proceedings scheduled in the United States. While this is a welcome development, we recognise that these proceedings are crucial and they're delicate. There is nothing to be gained by his continued incarceration and we want him brought home to Australia. È il momento dei festeggiamenti ora per attivisti e politici che per anni hanno fatto pressioni sui governi per la libertà del direttore. Assange dovrebbe far ritorno in Australia alla fine del processo. Individuata la soluzione per far ripartire la raccolta dei rifiuti nei circa 200 comuni della Sicilia coinvolti dallo stop all'impianto TMB di Lentini nel Siracusano. Ad annunciarlo il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che ha appena firmato un'apposita ordinanza nella qualità di commissario straordinario per i rifiuti. Un decisivo passo avanti si è registrato oggi grazie all'approvazione di 2 pareri da parte del nucleo di coordinamento della CTS, in base ai quali sono esclusi dalla via i progetti presentati da Sicura Trasporti per la modifica degli impianti di biostabilizzazione della frazione umida e del trattamento meccanico di rifiuti urbani non pericolosi. L'integrazione documentale fornita dall'azienda ha infatti permesso alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali della Regione di rivalutare positivamente le richieste respinte nel dicembre scorso.
Nell'immediato completamento di tutti i provvedimenti autorizzativi nel corso di una riunione presieduta dall'assessore all'energia Roberto Di Mauro è stato deciso anche che transitoriamente, 20 giorni, i rifiuti continueranno a essere stoccati e trattati in apposite aree dell'impianto di Lentini sotto lo stretto monitoraggio e controllo degli organi competenti. In questo modo, conclude il governatore Schifani, evitiamo rischi per la salute pubblica, dovuti anche alle alte temperature degli ultimi giorni. Un provvedimento straordinario e provvisorio supportato da pareri sanitari e ambientali, in attesa della conclusione del percorso che porterà alla riapertura dell'impianto di Lentini. I militari del Comando Stazione Carabinieri di Librino, unitamente a quelli del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale, hanno effettuato un approfondito accertamento di polizia ambientale presso un'azienda con sede a Catania nella periferica stradale Gelso Bianco. Nella circostanza, all'avvio dell'azione ispettiva è stato dapprima accertato come il titolare avesse solo un'autorizzazione per commercio di veicoli e non per la vendita di pezzi di ricambio usati. La rivendita abusiva inoltre avveniva non solo all'interno di un capannone, ma anche in un'area di circa 170 metri quadrati, realizzata in una struttura in lamiera senza alcuna concessione edilizia. In entrambe le zone i militari hanno trovato numerosi scaffali pieni di pezzi di ricambio usati, ma il titolare non aveva alcuna fattura di acquisto di quella merce, la cui provenienza è apparsa chiara quando sul retro dello stabile i carabinieri hanno scovato ben 5 auto parzialmente smontate che erano state affidate al proprietario dell'azienda per essere rottamate. Un'autodemolizione in piena regola quindi, ma senza alcuna autorizzazione, che si svolgeva in un piazzale esterno mediante l'utilizzo di gru idrauliche, fiamme ossidriche e attrezzi vari, in una zona di stoccaggio non idonea nella quale erano stati anche accatastati rifiuti come pneumatici, manicotti in gomma, staffe di metallo, passaruota e parti di motore di veicoli. L'imprenditore è stato denunciato quindi per aver realizzato ben 9 depositi incontrollati di rifiuti speciali per scarico industriale non autorizzato, abusi edilizi e mancata licenza commerciale. Gli è stato intimato inoltre di rimuovere dalle aree scoperte, secondo quanto previsto dalle norme, i rifiuti e i pezzi di ricambio, nonché di rottamare tutti i veicoli presenti. Ci troviamo qui all'Hotel Nettuno, dove si è svolta questa interessante e importante convention, perché siamo qui con il Rotary Club Catania Duomo 150, con il passaggio di campana che dal presidente uscente Giuseppe Maugeri, adesso invece il passaggio è al nostro Sebastiano Longhitano. Inizierei un attimo col nostro presidente uscente, che abbiamo fra l'altro fatto tante cose interessanti e che lui ha fatto tantissimo. Sì, grazie. Allora noi abbiamo in continuità assoluta con quello che è stato i propositi del Rotary, i propositi del distretto in generale. Abbiamo proseguito questa attività quest'anno soprattutto con dei service, abbiamo abbellito delle scuole, abbiamo pulito una spiaggia e poi, in perfetta sintonia con quelli che sono gli obiettivi del distretto, abbiamo partecipato ai progetti, appunto ai progetti distrettuali. Spero che sia stato un anno soddisfacente per chi sta nel nostro club e anche per i governatori che si sono succeduti a loro volta. Grazie. Allora, abbiamo il nuovo presidente Sebastiano Longhitano, al quale vanno tutti gli auguri per questo nuovo anno che intraprende, che sarà anche per lui un anno molto fecondo e pieno di attività, perché fra l'altro si parla che ci avrete 3 progetti, poi ne parleremo anche con il nostro past governatore e anche con il nuovo governatore. Noi seguiremo alla lettera le direttive del nostro governatore, in quanto sono delle idee, dei progetti che noi sposiamo pienamente. Speriamo di avere quel senso di continuità che c'è stato l'anno scorso con Giuseppe Maugeri e continuare nella nostra strada del service e dell'aiuto alle persone che hanno proprio veramente di bisogno. Bene, questo è importantissimo. Allora, andiamo al nostro governatore, che proprio questa sera Peter ha ricevuto questo omaggio. Un attimino mi avvicino anche a lui. Allora, ci dica un po' questo progetto nuovo. Sì, allora, a partire dal 1° di luglio il motto che utilizzerà il Rotary è la magia del Rotary. E attraverso la magia del Rotary realizzeremo progetti di grande impatto e di grande portata. E noi ci impegneremo sostanzialmente per continuare la nostra mission a promuovere la pace nel mondo.